sembra di essere nella scenografia di Guerre Stellari o di Trono di Spade. In realtà quella di Guerre Stellari è un'altra reggia, ma siamo nella grande galleria della Venaria Reale e siamo qui perché Crossover ha avuto la fortuna di essere invitato a un'anteprima, quella della mostra Play, Videogames, Arte e Oltre. È una bellissima mostra dedicata al mondo dell'arte e del videogioco, come l'arte ha influenzato il designer del videogame e come i videogame in realtà ispirano l'arte. Andiamo a vederlo. La reggia di Venaria Reale e i suoi giardini valgono da soli una visita, con la possibilità di aggiungere a queste le esposizioni tematiche presenti. Oltre alle due in corso dal 9 aprile, dalle piazze alle corti, storie di giochi e spettacoli tra 700 e 800 e Foto in gioco, un racconto di 18 fotografi italiani, dal 22 luglio ha aperto presso le sale delle arti della reggia la grande mostra Play, Videogame, Arte e Oltre, incentrata sul ruolo dei videogiochi nel panorama moderno e del loro valore in campo artistico, storico e culturale. Impossibile non parlare di arte in un luogo come questo, anche se fino a qualche anno fa qui pascolavano i carri armati. C'è stato un momento in cui da luogo dell'Oasire in realtà si è trasformata in un luogo quasi abbandonato. Come mai proiettare la reggia in questa modernità, addirittura nel futuro, con l'idea del videogame? Certo, è vero, hai ragione, la reggia era già stata depredata dalla conquista napoleonica alla fine del Settecento, poi diventa una grande caserma e quindi cambia funzione d'uso, ma poi soprattutto viene abbandonata dopo la Seconda Guerra Mondiale, rischia di essere un rudere, viene ricostruita con un progetto formidabile da 300 milioni di euro sostenuto dall'Europa che ripermette di riaprire la reggia al pubblico nel 2007, quindi esattamente 15 anni fa. Come festeggiare questi 15 anni? Beh, proprio con una grande mostra che punta a fare la reggia della contemporaneità. Quindi il videogioco è la decima arte e noi guardiamo al futuro e questi bambini che sono passati gioiosamente, giocosamente alle mie spalle sono quelli a cui noi ci rivolgiamo. Io da direttore ho più voglia di parlare con loro che non parlare con dei Matusalemme interessati solo a vecchie muffe. E allora magari forse i nipoti di questi bambini visiteranno la reggia con un visore, sarà una ricostruzione 3D virtuale immersiva, ma prima di allora godiamoci la reggia e la mostra che è stata organizzata. Grazie. Invitiamo. Andiamo a incontrare Fabio Viola, co-curatore della mostra Play, Videogames, Arte e Oltre. E su questo oltre direi che possiamo dire tantissime cose perché apre un infinito mondo di possibilità. Arte e videogames, da dove nasce questa idea? Nasce dall'idea di affrontare il videogioco non più e non solo come spazio di intrattenimento, come passatempo, come forma di escapismo ludico, ma come una lente attraverso cui guardare i profondi cambiamenti culturali, artistici, tecnologici, economici e creativi in corso nel XXI secolo. Il perché è semplice, è il più grande spazio di consumo culturale al mondo perché ogni anno quasi 3 miliardi di persone utilizzano e frequentano i videogiochi. E i videogiochi spesso ci raccontano tantissime cose, alterano le nostre identità e questa mostra nasce portando nuove domande. Io non vedo l'ora di guardare quello che mi manca della mostra e insomma se mi accompagnerai avrò un grande cicerone all'interno di questa disposizione. Grazie mille. Passeggiando e videogiocando alla mostra, perché in realtà è una mostra interattiva, abbiamo incontrato Tiziano Antoniozzi che è curatore delle mostre sul gioco per Lucca Comics and Games e naturalmente gli chiediamo cosa ci fai qua, perché in realtà ho visto che c'è qualcosa di Lucca qui a Torino. Ciao Luca, ciao amici di Crossover. Sì, allora, chiaramente Fabio Viola e tutto quanto il suo gruppo è un'entità con la quale collaboriamo da tempo, ci sono grosse sinergie già all'interno del mondo di Lucca Comics and Games e siamo stati estremamente contenti quando nel contesto di questa mostra veramente meravigliosa, assolutamente necessaria, ci è richiesto di esibire all'interno di determinati contesti alcune delle opere che chi è stato negli uffici di Lucca Comics and Games, Lucca Crea, conosce bene. C'è un muro intero pieno di disegni e quant'altro, abbiamo un acrilico su tela di Michael Whelan che nel tempo si sono sedimentati attraverso doni e commissioni e che quindi vanno a creare una sorta di collezione permanente di Lucca Comics and Games.
maglietta non messa a caso, perché qui a Play, mostra sul videogioco e l'arte, abbiamo incontrato Mike Arcade di Arcade Story, che in realtà con questa maglietta c'entra e non poco, perché... C'entro sì, intanto ciao Luca, un piacere rivederti, e questa maglietta c'entra perché qui al Play Arcade Story ha portato un Pac-Man, ad altri... Questo? Cioè proprio Pac-Man? Proprio Pac-Man 1980, il cabinato originale, perché insomma la mostra parla del legame che c'è tra arte e videogiochi, e quale miglior cabinato se non portare uno di quelli che ha fatto la storia dei videogiochi, e quindi insomma... Il Pac-Man. Allora direi diamo un'anteprima, perché tanto il nome è importante, ma poi è giocare, insomma, perché si potrà anche provarli. Assolutamente. Che cosa sì. Ci hai portato? Cosa hai portato per la mostra? Allora, qui in mostra abbiamo portato Pac-Man 1980, ce l'abbiamo. Space Invaders del 1978 e Street Fighter 2 1991. Quindi abbiamo portato tre fasce di temporali che raccolgono comunque tre icone del mondo dei videogiochi arcade. Sei forte a Street Fighter? No, sono più forte a Space Invaders. Ok, sì, andiamo.